Ed ecco qua queste mucche, proprio a ridosso del paese, stanno mangiando un po' di fieno, un po' di erbe e poi qua ce ne sono tante altre. Ci fermiamo qua Guarda, qui c'è proprio la corriera. che siamo un po' all'ombra e poi noi prenderemo questo sentiero. Sto chiudendo. Stiamo un po' E tu pensa rifucillando, dove cambiando sei là? scarpe. Ma tu dove metti a fissare? Scusa, pensi senza... No, lasciati le calze. Ah, figure. Io te lo consiglio poi. No, va. Ma tu l'uovo lo devi mangiare. No, è perché. Ma che non me Probabilmente sì. Bene, allora proseguiamo il nostro cammino dopo esserci rifocillati. Questo è il sentiero che dobbiamo percorrere. Dove è questo dritto? Questo Da quello. qui porta a Coronzu e noi facciamo questo. Ecco, va bene, sì. E viene Ah, segnalato vedi anche che il c'è. cammino francescano, anche loro hanno scelto questo. Perfetto. Segui Adesso questa abbiamo il strada per sole 2 km. frontale, guardate tutto l'allevamento delle mucche, sicuramente sono quelle che... Questo un tempo io l'ho conosciuto come vigneto, sì, poi è stato Mamma, piccolino vigneto. eliminato. Eh sì, è enorme, adesso Vero. ci sono le mucche, anche questo è stato arato di terreno, è perfetto. C'era l'aia? Sì, L'aia che ci portava il grano? mi ricordo. E questi sono invece i cammini ideali, no? Il terreno veramente per poter procedere. Guardate quanti mandorli. Adesso li verifichiamo anche perché chiaramente bisogna sapere anche se uno può. Guardate quante mandorle ci sono qui per terra. Sì, queste sono buone lo stesso. Sì. Vediamo. Genoni Nuragus sono 3 km, questo diciamo che dovrebbe insomma essere poco più, ecco, però abbiamo trovato queste mandorle enormi, ecco, guardate quante ce ne sono per terra, assaggiamole per vedere se sono anche commestibili o sono quelle amare. Patrizia, ti dovrei chiedere Sì, di se puoi tenere reggere un attimino questo, mentre io faccio la prova assaggio. assaggio, ma credo che siano tutte buone, belle mandorle queste qua, guarda Signori, sono che belle. Poi quante fantastiche. ne ha sul cibo? Sono ottime, quindi diciamo che no, sconsigliamo sempre le barrette che si comprano, non c'è bisogno. Quando capitate in tempo di mandorle, addirittura le trovate per terra, ma abbiamo trovato delle pere che erano Sì, commestibili, i dei fichi. fichi e le mandorle Le all'ingresso, all'uscita mandorle, sì. adesso Poi da Genoni. le mandorle fanno anche bene. Guardate che sentiero meraviglioso, sì, perfetto. Nuragus, arrivati a Nuragus, noi adesso sul lato destro qui abbiamo la giara, lì è il cucuzzolo di Coronzu, Licius, un giorno ci dovrò andare. Adesso appunto prenderemo da Nuragus poi l'antico tratto della ferrovia di un tempo che è stata Sì. dismessa metà del secolo scorso, credo. Chiaramente giara, genoni e cavalli sono un trinomio inscindibile. Questi non sono cavallini della giara, sono cavalli
che si possono trovare dappertutto, ma ok, sempre meritano un po' di sosta. Guardate che fantastico, tutto pieno di mandorle, 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 mandorle. Chiaramente queste mandorle, cadendo qui lungo il tragitto, sono a disposizione di chi le raccoglie. Ecco, come vi dicevamo, vedete, ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono. Ecco, tutto pieno qui, tre, quindi quattro, cioè un'infinità, buone, sono mandorle commestibilissime. E avete visto quante ce ne sono qui per terra? Io, assaggiamole, perché queste sono energia pura. Noci, ma sì, ma meglio delle barrette che compri, che manco a paragone. Questa, no, per me è non è buona. Vediamo se sono questa, però lo vedo da come il guscio. Sì. Ti devo smentire, perché almeno quella che ho mangiato lì è buona. No, è buona. Mm-hmm. Assaggiamo anche questa. Non è una perdita di tempo, ma con quelle cose che normalmente non vengono raccontate ai pellegrini, ma che poi sono importanti che i pellegrini conoscano. Dove poter trovare l'acqua. Oh, scusa. Perfetto. Poter rifocillarsi. È tutto pieno. Mm-hmm. Diciamo che in certi tratti ci sono più mandorle che sassi. Mm-hmm. Ecco, perfetto. A che livello siamo come stanchezza, Patrizia? No, dai. Dai, siamo, non sono stanca. Siamo a metà cammino di Santiago, Saremo a 12 km. Quando vi ho detto che c'erano più mandorle che sassi, guardate che altissima concentrazione di mandorle abbiamo qua. Davvero, davvero enorme. A noi ci è capitato. Enorme. Con le noccioline. Ok. Penso che ne abbiamo portato anche uno da inetto a casa. Perfetto. Sì, io ritengo che sia un errore madornale comprare le mandorle. A quelle amara. Ecco perché le abbiamo trovate tutte per terra, che nessuno le ha colte. Proviamo. Questa è una meraviglia. Sì, queste sono grandi. Dalla provala. Sono buone per gli amaretti. Per gli amaretti. Prova, padre, prima te, dai. Dai. No, è buono questo, vero? Sì, vero? Perfetto. Perfetto, sì. Dai, qualcuno è anche amara. Perfetto. L'ho mangiata anche quella amara. Quindi verificate sempre, non prendetele, non mischiatele, ma verificate pianta per pianta. Ecco. Però si riconoscono quando hanno il fiore, perché quelle amare sono quelle col fiore viola. Ah, ecco, vedi, non lo sapevo. Invece le bianche. Okay. È auspicabile che questa strada non venga mai asfaltata, che rimanga così, perché questa è la strada per chi vuole camminare. Ecco, si può passare anche in macchina, ma a bassissima velocità, e questo diciamo che non disturba più di tanto, ma per il cammino, per il tracciato che vi faremo, appunto, della via Santorum, per lo più appunto è percorso, non è sempre così certamente, ma è poco gettonato dalle macchine. Evitiamo le strade statali, le strade provinciali per quanto si può. Ecco il panorama come si presenta a Genoni, con questo campo arato di fronte, poi il colle di Sant'Antine. È davvero un grande spettacolo. Vediamolo. Ecco, qui di fronte stanno mettendo la centrale del metano, passerà qui e poi verrà smistata per i diversi paesi. Ecco qua, ma distanza di sicurezza
abbastanza, insomma, dalle case, perché chiaramente deve essere un po' lontano. Ecco, bellissimo scorcio sempre di Genoni. Ok, perfetto.